Bene, ciao a tutti. Io sono Elena e sono una psicologa di questo progetto Kick the Quarantine. Sono qui per affrontare con voi un nuovo tema di riflessione. Non sarò da sola stasera e quindi adesso vediamo di invitare una collega. La conoscete? Vedo tanti saluti. Dunque, siamo in attesa, eccola. Che ci raggiunga Eccoci Elisa. qua. Ciao Elena, ciao a tutti. Ciao Elisa. Allora, non ho ancora fatto in tempo ad annunciare la proposta di tema di questa settimana. Perfetto, Ok. così ti vedo dritta, siamo a Sì. posto. Dunque, l'idea che abbiamo avuto quest'oggi è quello di fare un po' ancora il punto della situazione insieme. Visto che si parla di ripartenze, ci siamo detti, beh, prendiamoci ancora questa occasione per vedere un po' come siamo stati in questo periodo e in particolare per affrontare un argomento un po' spinoso, giusto? Cioè per dirci se, soprattutto nella fase più acuta di questa emergenza, siamo stati male, se abbiamo sentito dei sintomi di disagio, di malessere e provare a ragionarci un po' su. Sì, abbiamo pensato a questo tema perché comunque ci siamo rese conto, insomma, dai vari ragazzi che sentiamo, anche quello un po' che si dice in giro, che non è strano non essere stati bene, no? Qualcuno probabilmente avrà avuto qualche segnale di malessere che già magari in precedenza aveva avuto, non si aspettava di avere, no? Sono tanti modi di dire, di parlare di segnali di malessere, no? Tante volte si dice mi manca l'aria, ho la tachicardia, mi sento in ansia, mi sento spaesato, quindi ci sembrava giusto mettere un pochino l'accento su questo argomento perché evidentemente è un argomento importante data la situazione critica. Ci siamo un po' detti di cercare di portare l'attenzione lì dove siamo stati male, anche se ci costa un po' di fatica magari, proprio per far fruttare questo malessere. E alcuni di voi ci hanno scritto, come dicevi giustamente Lisa, di magari aver avuto problemi anche a dormire, magari qualcuno si ritrovava a dormire tutto il giorno, poi di notte occhi aperti, con i pensieri che andavano ai mille all'ora, Sì. magari ci sono stati degli incubi strani. Secondo me sono state, io ho sentito di tante persone che hanno avuto magari qualche problema in più proprio sul versante dell'ansia anche, no? E Sì. quindi sensazione un po' di soffocamento, magari crisi proprio un po' più importanti. Magari ci Sbalzi di capita, sai? umore, per esempio, no? Sbalzi Tanti di ci hanno umore parlato di anche sbalzi di umore, di una sensazione di sentirsi esplodere, non sapere come contenersi. O magari non sbalzi d'umore, ma una tristezza, un vuoto, una sorta di depressione che hanno proprio accompagnato in maniera anche angosciante questi momenti. E mi sembra anche giusto dire che in effetti stasera usiamo dei termini, ci permettiamo di usare termini quali sintomi, depressione, eccetera, ma li usiamo in maniera colloquiale per capirci, perché non siamo qua Certo. per fare diagnosi né per cercare patologie, siamo qua per cercare di fare un po' il punto su come siamo stati. Sì, e appunto nessun tipo di etichetta, ovviamente diagnostica, ma cercare di dar voce a tutte quelle persone che magari si sono ritrovate con questa tipologia di malesseri e si sono sentiti, insomma, un po' soli, un po' spaesati, un po' preoccupati, magari si sono domandati: ma solo io li ho, altri li hanno? E quindi siamo qui un po' per cercare di sdoganare l'argomento affinché tutti si sentano liberi, se hanno avuto qualche tipo di malessere, di poterne parlare, ma al contrario, c'è anche probabilmente chi non ha avuto, no, sintomi di malessere, magari ci può essere anche un bello scambio su Ben questo. venga.
Ben Anzi, venga. magari per qualcuno questo momento di chiusura, di raccoglimento, di sospensione, può essere che sia stata una parentesi gradita, può essere che sia stato un momento per concedersi libertà, libertà personali, casalinghe magari, ma per mettere un attimo in stand-by la vita di tutti i giorni. Però ecco. Pensando anche a invece all'essere stati non bene, all'essere stati male, magari qualcuno di noi non solo ha sentito delle emozioni faticose, ma ha anche fatto un pezzo in più e quindi ci ha aggiunto un significato, no? Magari in questa tristezza, in questo vuoto, mi sono sentito un po' abbandonato dalle altre persone, mi Certo. sono sentito poco cercato. Magari invece, non lo so, mi sono sentito costretto da tutti questi decreti, da queste limitazioni, dalle attenzioni invece magari di chi viveva con me. E quindi non solo abbiamo individuato delle emozioni che ci hanno fatto stare male, ma ci abbiamo anche aggiunto un pezzettino di significato. Ero isolato, ero Sì. abbandonato, ero angosciato per Sì, altri, ero troppo tenace delle paure di questo è un altri. aspetto molto importante perché quando abbiamo parlato, no, io e te di come cercare di affrontare questo argomento, ci siamo anche dette un po' quello che è il senso, no, che vogliamo dare oggi della parola sintomo, che non è appunto un'etichetta diagnostica, perché poi i ragazzi ne parlano, ho avuto l'ansia, ho avuto l'attacco di panico, l'insonnia, ho gli sbalzi d'umore. Ma noi vogliamo un attimo aprire una visione rispetto al sintomo che è qualcosa che parla, cioè qualcosa che sì, è invalidante, ci pone delle difficoltà anche nelle questioni più banali delle giornate, ma che è un po', come dire, ci offre l'occasione per mettere l'accento, un po' di luce su delle parti di noi che a prescindere da questo momento critico magari già si erano fatte sentire un po' fragili. Sì, hai detto luce, in effetti l'altro giorno c'era proprio venuta questa immagine, Sì. no? Dell'occhio di bue teatrale che manda via tutto il resto e in realtà quello che vuole fare è focalizzare la nostra attenzione su una certa cosa, cioè una sorta di campanello d'allarme che ci dice attenzione, sta succedendo qualcosa di importante, probabilmente le cose che accadono. Vanno a toccare un po' un tuo punto critico, no? E quindi da un lato ci può venire subito la tentazione di dire no, 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 devo chiudere, devo distrarmi, devo pensare ad altro, o magari ci viene da appesantire questa lettura e colpevolizzarci, no? Ma perché mi devo sentire così inadeguato, in ansia, in Sì. colpa, triste? Perché non riesco a vivermi le cose? Ecco, questo quello che vogliamo un po' provare a supportare è proprio il fatto che già che siamo stati male, già che qualcosa ci dice. Senti che c'è un disequilibrio, proviamo a prendercene cura, proviamo a capire che cosa ci sta dicendo questo malessere. Certo, soprattutto in un'ottica del fatto che questi che noi oggi chiamiamo sintomi, segnali di disagio, di malessere, vanno sempre visti in un'ottica dinamica, no? Nel senso che ognuno di noi ha un po' quello che anche qui abbiamo detto, il nostro tallone d'Achille. Quindi se prima della quarantena magari ci si sentiva di aver risolto, no, dei pezzettini di sofferenze, quindi l'attacco di panico non c'era più, la crisi non c'era più e oggi si ripresenta, come giustamente tu dicevi, non bisogna colpevolizzarsi perché ognuno di noi ha un punto debole che nelle situazioni emergenziali, nelle emergenze, e questa è un'emergenza effettiva che stiamo vivendo, può di nuovo pungere, può di nuovo far male, ma questo non significa essere tornati punto e a capo, è un altro pezzettino di passaggio da fare, importante, sì, fastidioso, ma comunque che rientra dentro la storia, no, della persona, perché in questo momento le difficoltà che ognuno di noi, ognuno dei ragazzi che ci ascolta, riscontra sono personali e ovviamente all'interno di un contesto così, così difficile, così particolare. Ecco, due cose. In effetti,
avevo risolto il problema degli attacchi di panico, per usare un esempio a caso. Sì. E adesso si ripresenta. Una cosa che magari ci colpisce, ma magari non ci coglie neanche così tanto di sorpresa, è proprio notare come nel corso del tempo ciascuno di noi si rende conto che quando sta male, di solito sta male in un certo modo, no? Posso provare tante emozioni diverse, ma poi quando sono davvero in crisi mi rendo conto che è più facile che vada in ansia, piuttosto che quando sono in crisi è più facile che il mio umore cali all'abisso, sì, piuttosto che esploda contro chiunque. E quindi anche questo già è una presa di consapevolezza. Va bene, questo è il mio modo, è il modo in cui qualcosa dentro di me mi avvisa che non so, qualcosa non sta andando. Qualcosa non sta andando, esatto, e che devo fermarmi un po' per capire che cosa. Infatti l'altra considerazione che mi veniva da fare era che noi abbiamo avuto a che fare con una situazione oggettiva per certi versi, no? Anzi, mondiale, che sembrava quasi uguale per tutti, perché tutti poi hanno vissuto limitazioni simili e hanno letto le stesse notizie. Ecco, però probabilmente ciascuno di noi in questa crisi, se è stato male, è stato male per una sua lettura particolare, no? Posso avere sofferto, certo, perché ero lontano dalle persone che amavo, posso aver sofferto perché ero preoccupato per il virus, per il contagio, per la mia salute, posso aver sofferto perché ho perso tutte le mie routine, tutti i miei, il poter essere compagna, fidanzata, non so, calciatrice, e mi sono ritrovata persa. Cioè, quindi ognuno di noi in questa crisi, fra virgolette uguale per tutti, è andato, si è sentito in difficoltà per un aspetto un po' più specifico, no? E in quel momento arriva, certo, l'emotività, arriva il malessere, arriva il sintomo. Sì, e poi c'è anche questa situazione veramente molto particolare, perché magari ci sono persone che hanno accusato, no, dei malesseri come quelli che un po' abbiamo accennato, appunto insonnia, stomaco chiuso, debolezza, sensazioni di tristezza, ansia, eccetera, nella fase di chiusura, come al contrario invece chi nella fase di chiusura in un certo senso si è assestato e magari i sintomi possono presentarsi, i segnali di disagio possono presentarsi adesso, no? Invece chi è stato male prima adesso si sta assestando. Quindi, come dire, il panorama, no? Cioè, è veramente molto variegato e molto personale, ed è importante, come dire, proprio creare, noi siamo qui per questo, per lanciare questo tema affinché se ne possa parlare in modo più aperto possibile, in modo non stigmatizzante, perché se si ha l'ansia, se non si dorme, non significa essere persone fragili che non si riprenderanno mai, che non funzionano e allora tutto è perduto, o al contrario, come dire, se in questo momento ci sentiamo abbastanza equilibrati non vuol dire che non siamo in contatto con quello che stiamo vivendo, no? Quindi è proprio importante, in questo lo chiediamo a voi, no? Come siete stati, come state adesso rispetto a tutti i segnali di malessere, che sia, diciamo, di tipo psicologico ma anche proprio a volte dal corpo, no? Io mi vengono in mente mentre parlo con te le famose psoriasi, no? Oppure appunto dei segnali che il corpo dà. Esatto, quindi insomma il panorama può essere molto molto ampio. Per certi versi, anzi, a me verrebbe da dire che invece di colpevolizzarci, se ci rendiamo conto che un'emozione critica che pensavamo di aver affrontato e risolto è tornata, questo è quasi confortante per certi versi, no? Perché è vero, è fastidiosa, è faticosa. Se sto male proprio in quel modo lì, probabilmente perché quella è l'emozione che è, sì, sicura di colpirmi al cuore, è sicura di attirare la mia attenzione. Il fatto che si ripresenti in realtà mi dà la possibilità di scoprire qualcosa in più su come sto dentro questa emozione, no?
magari ci viene da colpevolizzarci o da distrarci, però questo un po' ci impedisce, se non affrontiamo queste emozioni critiche, sì, impediamo in realtà a noi stessi di acquisire consapevolezza, strategie di gestione. Esattamente. Perché sì, abbiamo visto tante volte nel lavoro come se riusciamo a stare dentro le emozioni critiche, queste un po' si affrontano. Sì, sì, più in realtà diamo voce, no? Un po' come a qualcuno che, come dire, scalcia e grida, più gli diamo la possibilità di trovare uno spazio di dialogo e più i toni sicuramente riescono ad abbassarsi un po', no? Sì. E in qualche modo poter affrontare di nuovo questo disequilibrio creato da una situazione nuova, ma che si manifesta in una maniera che è un po' una vecchia amica, no? È un po' la nostra ansia, la nostra, certo, depressione, la nostra rabbia, poterla riaffrontare ci può permettere di trovare un altro pezzo di equilibrio, di fare un altro passo. A me un altro passaggio. Come un percorso, no? Dove ogni, sì, volta che vado in crisi, ogni volta che succede qualcosa di importante che mi fa andare in crisi, io posso riaffrontarne un altro pezzo, sistemarne un altro pezzo, mettere un altro mattoncino, insomma, come, certo, la vogliamo immaginare. Quindi, anche se noi siamo qui per questo oggi, questo è il nostro nuovo tema che speriamo appunto vi coinvolga durante la settimana. Siamo qui per parlare insieme a voi di tutti i segnali di malessere che possono essere stati vissuti in questo periodo, anche chi non li ha vissuti. Ci rendiamo conto che magari può essere un tema un po' delicato, quindi avete ovviamente sia la possibilità di condividerlo pubblicamente sotto le varie immagini e suggestioni che manderemo durante la settimana, sia privatamente alla nostra mail ovviamente, esatto, no? Perché magari qualcuno si sente un pochino più in difficoltà. Quindi secondo me l'idea di condividere pubblicamente forse può anche aiutare gli altri. Infatti. Dire va bene, ok, allora c'è anche qualcun altro. C'è anche qualcun altro, no? Non sono solo io che ho l'ansia. Quello che scrive qualcun altro. Certo. Che lo mette a disposizione pubblicamente in, sì, maniera generosa. Mentre invece in effetti, tanto noi un rimando lo diamo sempre a tutti, mentre invece se ho voglia di prendermi proprio un po' di tempo in più per dire come mi sono sentito, cosa ho pensato, come ho provato a gestire queste emozioni, cosa ha funzionato, cosa no, e si vuole avere un parere, un rimando, un confronto un po' più corposo, allora la mail probabilmente o il messaggio privato è meglio, è più indicato. Bene, dunque, quindi se ci volete parlare delle vostre esperienze rispetto ai segnali di malessere che avete vissuto, che noi qui insomma abbiamo dato degli spunti, no? Abbiamo parlato di insonnia, abbiamo parlato di stomaco chiuso, di ansia, di rabbia, di umore oscillante, però poi chissà, no? Dopo magari ci potrete raccontare meglio voi, e potete farlo o privatamente alla mail aiutami, alla kickthequarantine@gmail.com. Esatto. Oppure direttamente qui sotto il video, seguendo le varie storie che pubblichiamo durante la settimana. E se preferite usare l'hashtag, quello di questa settimana è contento, sì, quindi c'è anche quest'altra possibilità. Va bene, grazie della chiacchierata, Elena. Allora, okay, ti saluto e continuiamo comunque a sentirci poi per mandare altre proposte di stimolo durante la settimana. Sì. E per rispondere a chi ci scriverà. Va bene. A presto.